Allora, due o tre cose oggi. Toccherà parlare ancora di coronavirus. Non possiamo fare diversamente. Tocca parlare di coronavirus. E cosa vi devo dire del coronavirus? Intanto vi devo dire che vi raccontano balle sulla riunione che c'è stata in Europa. Perché l'Europa intera, le nazioni europee, si erano presentate al tavolo con la volontà di sbarrarci il passo, di chiuderci completamente, di chiudere tutte le frontiere, una gigantesca quarantena che avrebbe messo al tappeto definitivamente la nostra economia, il nostro paese. Quindi lì si è trovato a fare una trattativa estenuante il rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Walter Ricciardi, che ora affianca il ministro Speranza in veste di consigliere. Il proprio Ricciardi è il protagonista della involontario, non gli do delle responsabilità dirette, ma per darvi un'idea della pantomima che ci sta affliggendo in queste settimane. Allora, Ricciardi è Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, Agenzia delle Nazioni Unite, nelle prime settimane ha accettato supinamente, secondo me, tutto quello che dicevano i cinesi, il governo cinese, e quindi ha tardato a capire le dimensioni del problema, a mandare inviati, a dare l'allarme nel modo corretto, per dare un protocollo corretto di comportamento. Cosa che è il suo compito fare, perché si chiama Organizzazione Mondiale della Sanità, non si chiama pizza e fichi. Poi Ricciardi è intervenuto non più tardi di 5-6 giorni fa dicendo che l'Italia ha sbagliato a chiudere i voli diretti e a non fare invece, tenere aperti i voli diretti con la Cina in modo da controllare gli arrivi e non farsi entrare i cinesi di ritorno dal Capodanno da qualunque parte dell'Europa e del mondo, e che avrebbe dovuto fare la quarantena di 15 giorni dei voli diretti. E qui ha detto una cosa estremamente giusta come critica nei confronti della mancata iniziativa del governo italiano, ma è come se si fosse dato, diciamo, un colpo sulle parti basse, perché è l'Organizzazione Mondiale della Sanità che a sua volta non era stata chiara. Ieri, come ha sostenuto la questione di non doverci chiudere, perché poi non chiudi tu loro e chiudono loro te, no? Lo sta facendo anche i paesi del Medio Oriente mentre noi continuiamo a far scendere i balconi, no? Come l'ha sostenuto? L'ha sostenuto dicendo: ma guardate, mortalità molto bassa, sono tutte persone che avevano già, erano anziane, malate, deboli, con situazioni pregresse. Ah, e quindi abbiamo di nuovo ribadito il concetto dello sdrammatizzare, cioè, capito come la cosa? Sottovalutare, poi drammatizzare fino a chiudere paesi interi e accusare medici, ospedali che non erano stati messi in condizione di agire, di essere colpevoli, e poi di nuovo giù sdrammatizzare completamente. Un disastro. E poi, piccola osservazione che andiamo facendo in questi giorni e che io non mi stancherò di ripetere: allora, se c'hai più di 60 anni, nel 2020, con l'aspettativa di vita intorno agli 85-90 anni, se c'hai più di 60 anni, o se ti era in corso una qualche malattia, o se eri in abolito per una qualunque ragione, va bene che tu muoia, il grado di incidenza e gravità della malattia è inferiore. Oh ragazzi, ma qui abbiamo veramente perso il lume della ragione. Tenete sempre conto di questo, tenete conto del fatto che più si danno informazioni confuse e più il panico, che poi si lamenta essere scatenato, cresce e viene alimentato. Se poi dopo la gente va al supermercato e lo svuota, è colpa loro, non è colpa vostra, non è colpa della gente. È chiaro il concetto? E anche chi fa informazione. Stamattina sentivo il mio amico Nicola Porro, che è l'unico, uno dei pochi a Siramentana, che con qualche caduta mentana negli ultimi giorni, di, secondo me, qualche velina, che gli ha detto buttare giù una cosa, dire che sono stati gli italiani e non i cinesi, insomma, d'altronde capisco che a reggere tutti i giorni informazione su questo si rischia anche di fare qualche gaffo o comunque di avere qualche momento di esitazione. Dico, mio amico Nicola Porro stamattina nella sua zuppa di porro dice: ma qui è stata un'esagerazione, ci hanno spaventati. Sì, può darsi che sia stata un'esagerazione, Nicola, può darsi che ci abbiano spaventati, anche se sempre quando rispetta una malattia essa si manifesta per la prima volta e non sai come affrontarla, perché non sei dotato della terapia né della conoscenza della terapia necessaria, è giusto preoccuparsi. Può darsi che tu abbia ragione, che alla fine sarà stato molto rumore, non per nulla, molto rumore rispetto ai guasti economici che produrrà, ma noi non siamo stati messi in condizione di decidere liberamente. Ed è verso Roma che va puntato il dito, e guarda caso Roma invece il dito ha provato a puntarlo verso le regioni che gli avevano chiesto di comportarsi diversamente fin dall'inizio. Spero che siate arrivati nel frattempo un po' di
persone e andiamo. Le cattive notizie sono molte. Per esempio, io vi do come cattivissima notizia inevitabile il rinvio del salone del mobile fino a fine giugno. È solo l'ultima cattiva notizia per l'economia nazionale, perché noi dobbiamo sapere che le fiere generano affari di cui noi siamo, di cui noi, siamo la Spagna, siamo la Germania, siamo abbastanza campioni, generano affari per 60 miliardi di euro l'anno e richiamano più di 20 milioni di visitatori, perché poi c'è un indotto anche, no? C'è anche un indotto indiretto. Se il settore si blocca, come è probabile, visto quello che chiamano il lockdown di Milano, il PIL della nostra nazione potrebbe flettere dello, fate leggere il numero giusto, ce l'ho da qualche parte, 0,4%, senza considerare tutto il resto. Che cos'è tutto il resto? Tutto il resto è il turismo, il lusso, la manifattura. E qui apro una parentesi. Che mi sta a cuore, quasi quanto la sottovalutazione degli anziani e dei malati, che è una roba infame, guardate, è una roba di una volgarità che fa orrore. Capisco che in alcune situazioni e occasioni, come quella dell'Europa, per esempio, sia necessario dire che si tratta di persone che avevano già condizioni pregresse, ma io sparo al televisore se sento dire ancora una volta, subito dopo un ricovero, subito dopo un contagio, subito dopo la notizia di una morte, era già malato prima. Perché non va bene, perché tra l'altro non fa chiarezza, perché tra l'altro induce, quello sì che induce pregiudizio al razzismo, no? Ci siamo tanto a lamentare del possibile pregiudizio al razzismo nei confronti dei cinesi, questo rischia di diventare un pregiudizio, un razzismo panico nei confronti di chiunque. Voglio dire questa cosa della Lombardia e del Veneto, cioè delle regioni, la Lombardia prima e poi il Veneto colpite. Allora, voglio dire due parole su questo. Ritengo, l'altra sera ero a Quarta Repubblica da Porro, ho chiesto al ministro Fontana per quale motivo non ritenesse di battere lui e gli altri governatori, di battere il pugno sul tavolo con i rappresentanti del governo e il governo medesimo, visto il modo veramente inappropriato e inopportuno con il quale il portavoce del Presidente del Consiglio aveva comunicato la richiesta da parte del Presidente del Consiglio di avocare a sé poteri delle regioni. Nasceva in realtà da una vicenda che era quella delle Marche. Le Marche hanno deciso di chiudere le scuole e questa decisione viene ritenuta inopportuna, l'ha confermato anche poco fa da Giuseppe Conte. Ma anche lì siamo sempre nella stessa cosa. Ma se non mi dici come mi devo regolare fin dall'inizio, perché poi dovrei avere fiducia nelle tue? E poi le regioni hanno l'autonomia e la responsabilità, il governatore è eletto. Si chiama governatore, lo chiamiamo governatore, non più presidente della regione, perché è colui che governa quella regione, grazie alle autonomie previste in Costituzione. Quindi, se il governatore delle Marche decide di chiudere le scuole, si prende lui la responsabilità di questo. I governatori di Lombardia e Veneto avevano fin dall'inizio chiesto dei protocolli più severi, avevano fatto l'esempio dei bambini cinesi, perché le scuole sono uno strumento di grande contagio e cominciamo ad avere, nonostante le rassicurazioni contrarie, bambini contagiati. E perché avrebbe dato un segnale di reagire, di circoscrivere, gli si è risposto dicendo razzisti, sapete ormai la storia qual è, sciacalli, razzisti, fascioleghisti, noi non abbiamo paura, volantini del PD, organizzazioni di cene con involtino primavera, abbracci, selfie del sindaco Sala, concerto di Mattarella con i cinesi, al canto dell'inno della provincia colpita, vedevo di altro, adesso non so, vabbè, la sapete tutta la storia, chi fosse lo sciacallo lo decideranno gli italiani alla fine di tutto ciò. Detto questo, l'altro giorno ci sono stati episodi sgradevoli e qual era la linea che avevano concordato, evidentemente, se non altro il Presidente del Consiglio, parte del governo, immagino, non ho prove diverse, ma di sicuro il Presidente del Consiglio e il suo portavoce Rocco Casalino. Che cosa hanno detto? Mettiamola in quel posto ai governatori di Veneto e Lombardia, ai medici di Veneto e Lombardia. Io la sera qua gliel'ho chiesto in trasmissione a Fontana. Dico, è cominciata con quando avete chiesto di cambiare la legge elettorale. Non vi potete far rispondere dalle autorità di Roma, dalle istituzioni di Roma, quali che esse siano, come se non contasse niente. Riunitevi, fate una bella conferenza dei governatori e battete i pugni sul tavolo. In questo caso, dei governatori importanti che gestiscono buona parte del PIL nazionale, come Veneto e Lombardia e anche poi Piemonte e anche Liguria, cioè quelli che sono stati gradualmente coinvolti nella polemica, ma Lombardia e Veneto in primis, battete il pugno sul tavolo, non gli consentite di trattarvi così. Il giorno dopo
anche perché addirittura il presidente, il commissario, no, straordinario di questa roba qua, nonché responsabile della protezione civile, che si chiama Borrelli, del quale poi tra l'altro mi sono sconosciuta le competenze, sicuramente per mia ignoranza, ieri sera ho scoperto essere un commercialista. Mi piacerebbe sapere che cosa lo faccia essere così in questo incarico, che quale sia la ragione per cui è sia capo della protezione civile che ora responsabile e commissario di questa cosa. Ha detto tutto è nato dal fatto che i medici del Veneto non sono stati in grado di diagnosticare la malattia. E certo, arriva un signore che è italiano, e tu non hai detto che di testare gli italiani, che non è mai stato in Cina. Per quale ragione dovresti pensare che è malato di quella malattia lì, che c'ha il coronavirus? E va bene, quindi buttarla sui medici, buttarla sui governatori, buttarla sulla inadeguatezza dei primi giorni degli ospedali. Allora, il danno è doppio. Il danno riguarda la reputazione di Lombardia e Veneto, che ne hanno, è alta di reputazione. Per quanto riguarda tutto, le fiere, il turismo, il lusso, la manifattura, la produzione, gli interscambi, vi rendete conto di cosa vuol dire per la nostra nazione? E per il resto è l'immagine dell'Italia nel mondo. Ieri sera prima la CNN, poi tutte le televisioni di tutto il mondo hanno scritto: l'Italia cerca disperatamente di combattere il virus, il coronavirus, mentre il governo spiega che nei primi giorni ci sono state grandi, gravi sottovalutazioni. Perciò, capito, è colpa dei medici veneti, è colpa del governatore della Lombardia. Quindi cosa è accaduto? È accaduto che poi c'è stato uno scazzo formidabile ieri mattina. Fontana, che è persona di grandissima urbanità e pazienza, ha detto tu non ci devi provare, sei un cialtrone, così raccontano le cronache segrete, che poi segrete non sono mai, sei un cialtrone, tu vai dalla D'Urso col tuo maglioncino a fare lo spiritoso e noi qui ci stiamo ammazzando per colpa delle vostre sottovalutazioni per i giorni. Si è alzato, se n'è andato, poi è tornato, hanno fatto la mediazione, adesso come non ha importanza in sé l'incidente, ha importanza che lo scontro sia arrivato al suo livello massimo. Detto questo, a suo livello di chiarezza, se non altro, perché certe volte i conflitti vanno esplicitati per essere risolti, se no questi continuano a dare le frecciatine, tutti zitti, perché poi ci vuole l'unità, bisogna essere uniti, perché non si rimette conto in nome dell'unità d'Italia, visto che è stato incapace di affrontare questa situazione? Scusatemi, bevo un goccio di caffè. La nostra reputazione nel mondo, che ha significato che chiunque sia ritenuto in diritto di chiudere le frontiere, di bloccare turisti, di mettere sui loro... Badate, cioè, attenzione, dividiamo il giusto dall'indotto, cioè che nei confronti di un paese che è il terzo per contagio nel mondo si prendano delle precauzioni non mi scandalizza. Siamo noi che facciamo entrare chiunque, la Tunisia ci ha chiuso gli aeroporti. Ed non è come ha detto oggi Conte, inaccettabile, pregiudizio, no, c'è una parte che è semplicemente paesi che decidono, nazioni che decidono di tutelarsi, i confini esistono per questa ragione, da quando c'è la storia dell'umanità esistono i confini. Invece diverso è che siano indotti a pensare che la situazione in Italia sia, in alcune regioni che prima erano regioni cool, regioni che attiravano il turismo, siano invece situazioni non controllabili, cioè che si menta, che non si sia in grado negli ospedali di gestire le cose e così via. Quindi che cosa? Io, mio consiglio personale ai governatori della Lombardia e del Veneto è di mettersi in proprio, di fare una bella struttura di comunicazione regionale con uno scienziato e un giornalista, non 10 persone che parlano, che si mettono lì seduti e che dicono come stanno le cose e che rilanciano con un controllo sulle notizie e sulle comunicazioni che danno, non facendole gestire ad altri, la verità dalle fake news, le cose vere dalle cose false, anche a costo di fare un lavoro in contrasto con quello del governo italiano. Qui c'è poco da scherzare, qui non si tratta di essere irrituali, di essere eversivi, si tratta di difendere regioni che hanno diritto a difendere la propria reputazione e il lavoro delle persone, e anche di difendere i morti, perché questi morti spacciati per casuali, vecchi, malati, guardate, è una cosa veramente orribile, mi fa veramente orrore. Ci sono commenti da leggere, Carlo? Non so neanche quanto ho parlato già. Meno di 15 minuti, poi andiamo avanti con un po' di altre cose sul coronavirus, poi vi devo parlare anche di intercettazioni, perché nel frattempo passa l'emergenza, fa passare un sacco di terribili puttanate. Allora, buongiorno Maria Giovanna, grazie Patrizia,
spiegalo alle capre che i confini esistono e devono esistere. Ha ragione. La Lombardia è stanca di Giuseppe, dice Eliana, Anna. La Tunisia ci ha chiuso gli aeroporti. Sì, ma hanno fatto anche bene. Graziella, c'è un grande traffico di italiani avanti e indietro con la Tunisia. Tantissimi italiani vivono, hanno parenti, fanno avanti e indietro. Questi dicono, scusa, perché ci dobbiamo prendere qualcuno che magari è infetto? Fontana è un grande, io mi fido di lui, dice Graziella, sono contenta che sia il mio governatore, degli altri non mi fido, sono così bravi che hanno fatto arrivare il virus, incapaci. Lucia, che ci aspettiamo da un arrampicatore viscido venduto? Sergio, grazie per i chiarimenti, grazie a voi, grazie a Pietro. Alberto, il fatto che il signor Conte abbia detto pubblicamente che l'ospedale non ha seguito il protocollo, se fossi ammalato di coronavirus, mi farebbe venire in mente una bella azione penale nei confronti dell'ospedale o no? Certo, ma infatti è una diffamazione pure semplice. Angela dice che il governo è inadeguato, Francesca dice grazie, 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 grazie. Omar Bassani, la situazione della Palissiana sono chiarissime le mancanze e le competenze del Premier e del suo governo. Per conto delle regioni di Lombardia e Veneto hanno dimostrato da subito celerità e incisività nella emergenza sanitaria. Carmela, a me è piaciuto Porro quando ha fatto allusione al signor Presidente del Consiglio pieni poteri, vero? Grande, vero? Come? Avoco a me i poteri delle regioni? Avete fatto tanta polemica per quelle due paroline pronunciate da Matteo Salvini l'estate scorsa quando ha detto per governare questo paese ci vogliono pieni poteri, frase di innocenza assoluta. Avete cominciato a dire Mussolini, il razzismo, il fascismo. Per favore, ma per favore. Abbiamo sentito per un mese parlare di razzismo, fascioleghismo, in chi chiedeva misure che poi sono state decise in maniera indiscriminata. Cosa vuol dire aver chiuso quei paesi in quel modo che tra l'altro la gente se... lasciamo perdere, guardate, è incredibile. Ha coinvolto le opposizioni e oggi ha detto che ci sono, se ci sono buoni suggerimenti li porta sul tavolo. L'attore della maggioranza sta già lavorando per l'economia del paese, ma allora che cavolo vuole? Maria, non so se lei ce l'ha con me. Penso che questa frase, se l'ho capita bene, sia priva di senso. Maria Giovanna mi dice, Mimma, ma tanto lui non si dimette mai, ormai è chiaro che è incapace, perché Mattarella non interviene? Beh, perché ce l'ha tenuto lui su quel posto, intendiamoci. Non ci dimentichiamo il silenzio di Mattarella. Pare che sia intervenuto pesantemente ieri nello scontro tra Conte e Fontana, chiedendo a Conte di smentire, di rettificare quello che aveva detto. Quindi ieri evidentemente anche per il silente, prudente e in qualche modo colluso Quirinale con la presenza del Consiglio, deve essere scattato l'allarme. Esagerazione, c'è qualcosa che non va anche per noi. E intanto è guarita la turista cinese a Roma, i morti sono 12, 374 i contagi, d'ora in poi tamponi solo a chi ha sintomi, è stato deciso, non a quelli che non hanno sintomi, queste sono notizie che vengono al Consiglio Superiore della Sanità. E ci sono 6 minorenni risultati positivi al coronavirus in Lombardia e 2 in ospedale, e quindi un po' salta questa cosa per cui si diceva che non avrebbe riguardato i giovani. Vedete che non è vero, vedete che non è la verità. I casi nuovi sono 26, 3 in Piemonte, 3 in Lazio, 3 in Sicilia, 2 in Toscana, 2 in Liguria, 1 in Alto Adige. A conferma di cosa voglia dire la distruzione, l'aver così denigrato il nostro paese, questa mattina leggo un'agenzia, una ADN Cronos, molto puntuale, ADN Cronos è un'informazione di recente, che dice: primo caso in Germania, e un giovane di 25 anni, probabilmente perché è tornato da poco dalla Lombardia, da Milano. Ma scusate, ma prima di pensare che è perché probabilmente è tornato da poco dalla Lombardia, mi volete dire quanti cinesi sono tornati in Germania negli ultimi tempi? Vedete come funziona? No? Vedete come funziona? Ma la responsabilità è di chi dice che siamo stati noi nelle prime settimane a sbagliare, e che segnatamente hanno sbagliato i lombardi e i veneti. E i casi fuori dalla Cina, vi volevo dire, volevo arrivare alla, e questa ve la voglio leggere, perché alle proposte che ha fatto Salvini ieri, a nome di Salvini per la Lega, diciamo. Vediamo se ritrovo. Fontana chiama Conte cialtrone, ci siamo, ve l'ho raccontata questa cosa, visto dal Colle, scrive il Quirinalista della Stampa.
sempre commossi sono i curinalisti italiani. Visto dal collo lo spettacolo non è stato piacevole, perché invece visto da qui no, è stato piacevole. Un vero e proprio scontro istituzionale tra il premier e il presidente della regione Lombardia, e che è sfociato scenograficamente in rissa di fronte a ministri, governatori collegati in videoconferenza, come se Attilio Fontana fosse notoriamente uno che fa lo show, un guitto, uno dal carattere rissoso e così via. E toccato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenire per fare da pacera e portare tutti all'unità necessaria ad affrontare con la massima lucidità la guerra e il virus. Vi risparmio, vi dico però che anche il commosso quirinalista della Stampa deve concludere che quello che racconta questa lacerazione istituzionale è uno sfibramento che agli occhi di avversari interni alla maggioranza come Matteo Renzi è il segno che il governo Conte traballa sempre di più. Allora, dice la Lega, collaborazione tra governo, maggioranza e opposizione per superare il momento difficile, quindi anche questo equivoco, non mi risponde, mi risponde, ti chiamo, ti mando i messaggi, messo in scena l'altro giorno da Conte, è venuto a cadere. Devo dire che non ho apprezzato in questa fase alcune precisazioni di altri leader del centrodestra che dice noi non facciamo polemiche. Attenzione, l'unità è un discorso. Questa è ipocrisia, secondo me, lo dico con grande sincerità e con grande rispetto per le opinioni di Giorgia Meloni o di Silvio Berlusconi. Non puoi dire questo non è il momento delle polemiche. Questo è sempre è il momento delle polemiche, permettetemi, perché gli italiani non si possono turlupinare e prendere in giro. E se siamo ridotti in questa cosa, per cui è possibile che una cosa, che una roba, che un evento che avrebbe potuto essere circoscritto e affrontato con relativa tranquillità e relativamente scarso risultato negativo, relativamente scarsi problemi, e rischia di diventare invece l'ultima goccia, l'ultima palata di terra sulla nostra lapide economica, oltre che sulle nostre condizioni psicosociali. E tu lo devi dire di chi è la responsabilità, poi ti metti a disposizione, ma devi dire di chi è la responsabilità, e nel metterti a disposizione ricordare che avrebbe potuto tutto ciò accadere prima. Quindi su questo io non sono per, non è il momento di fare polemiche inutili. Le polemiche sono sempre utili quando servono a dire come sono andate le cose, evitare che in futuro sia consentito a certe persone di comportarsi di nuovo così, perlomeno secondo me. Comunque, ieri Salvini ha telefonato, credo, a Conte, e gli hanno consegnato questo elenco che è il seguente. Come promesso, ho telefonato poco tempo fa al presidente Conte per annunciargli la lettera con le proposte della Lega per tutelare famiglie, lavoratori, imprese, commercianti e artigiani. Quali sono queste proposte? Sono in una lettera e sono le seguenti. Allora, per fare ciò, dice, serve anche il sostegno dell'Unione Europea, questi ieri ci volevano chiudere. Per Salvini è assolutamente prioritario che il governo italiano tenga un incontro con la Presidente della Commissione Europea e con i commissari con deleghe economiche per chiedere che tutti i provvedimenti economici adottati dal Parlamento per fronteggiare l'emergenza del coronavirus siano esclusi dai vincoli di bilancio comunitario, cioè non ci finiscano in deficit, per dirla a modo mio che non sono un economista. Questa richiesta si rende necessaria per agevolare la Costituzione, per formare un fondo straordinario di almeno 10 miliardi di euro, dico bene 10, sì, su cui computare tutti i provvedimenti necessari. È importante fin da ora prevedere un periodo di free tax zone per tutte le aree maggiormente interessate dalle ricadute economiche, cioè non si pagano le tasse per un periodo in quella zona lì, perché altrimenti non si riesce a favorire, ad agevolare, a consentire la ripresa economica. Inoltre, scrive ancora Salvini, si rendono necessari urgenti provvedimenti di ristoro economico a favore del sistema turistico nazionale e delle attività culturali, tra cui teatri, cinema e musei, che sono compromessi e tutto chiuso o tutto vuoto. Le iniziative di sospensione degli adempimenti fiscali messe in campo dal governo per le zone rosse non sono sufficienti. Ecco. Per questo Salvini chiede invece di valutare un immediato provvedimento, non di sospensione, ma proprio di esonero, cioè non che lo pagherò fra 3 mesi, ma non lo pago proprio, di esonero dai pagamenti di tutti gli oneri previdenziali e dei tributi a carico delle attività produttive danneggiate dall'emergenza. E cioè,
E poi pieno sostegno al governo se quest'ultimo agirà per portare avanti tutte queste iniziative. Praticamente un periodo di sospensione dei tasse, contributi, pagamento dell'IVA, mutui, ma non sospensione. Ci avete già rimesso tanti di quei quattrini, vi aiutiamo togliendovi quest'onere. Vediamo, non so se si farà, ci sarà dibattito tra poco e sentiremo che cosa succede. Qualche altro commento interessante abbiamo? Se c'è qualche altro commento che non siano solo le solite cose, se no vi parlo 2 minuti delle intercettazioni e poi chiudo, perché è una cosa grave questa. Via questo governo, dice Valtiero, via questo governo, l'ho perso, ma comunque diceva via questo governo. Monica, voglio vedere quante delle proposte leghiste Conte approverà. Samantha, ancora di più, fare polemiche di chi e cosa non ha funzionato. Poca quarantena per chi arriva, non sono state chiuse le frontiere, non ne vogliono parlare, ma come se bisogna parlarne. Via questo governo subito, l'ho ritrovato. Questa è la nostra prima emergenza. Qualcuno dice che dobbiamo chiudere i confini di Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Veneto, ma dopo questa crisi li teniamo chiusi, giusto per essere chiari? Non capisco, mi spiegherà un'altra volta. Salvini sempre grande, dice Alda, non è un venditore di fumo. Quelli del PD non li contiamo manco più. E che ne pensa dell'orrida vignetta di Coronavirus? Ma ragazzi, Vauro non va preso in considerazione, non è satira, non è neanche satira politica, è uno spirito volgare, è uno spirito volgare per quanto mi riguarda, e io non lo inviterei neanche in televisione, l'ho detto molte volte anche a persone che ritengo intelligenti e bravi come del debbe, non riesco a capire la discesa in basso di questi inviti, ma comunque ognuno fa come gli pare. Solo virus e MES, bilancio europeo, taglia l'agricoltura italiana, dice Silvana. Sapete che i francesi hanno detto che il MES non gli va bene, quindi loro lo possono dire e riaprire il dibattito. Grazie, e noi non lo possiamo dire. Vabbè. Via libera, anche se se ne discuterà dopo, se si concluderà l'iter dopo aver parlato di coronavirus, dico anche io virus come il ministro Di Maio. Il decreto legge di Bonafede sulle intercettazioni ha avuto il via libera con la fiducia. Ha votato anche Italia Viva a favore, ve lo dico perché questi un giorno si dichiarano garantisti e il giorno dopo votano con i forcaioli e i manettari peggiori. I politici hanno consegnato ai magistrati strumenti di tortura sempre più raffinati, scrive molto efficacemente Vittorio Feltri, invece di aiutare i cittadini a non subire eccessi giustizialisti e se ne fottono del bene comune. Adesso vi dico, praticamente, voi sapete che di intercettazioni discutiamo da decenni, vengono utilizzate praticamente in ogni indagine come se fossero affidabili e non sono affidabili. La lotta tra chi le vuole eliminare e chi le vuole incrementare vede sempre prevalere la seconda categoria, quella dei manettari. Adesso che cosa succede? Succede che il Senato ha approvato il decreto legge sulle intercettazioni, tra l'altro approfittando della mancanza di attenzione su questo, dovuta al fatto che l'attenzione è tutta concentrata sul virus. Il decreto sul quale il governo aveva posto la fiducia per evitare sorprese era stato varato a fine dicembre dal ministro grillino della giustizia, Alfonso detto Fofò Bonafede. Se lo conosci lo eviti. E ieri ha incassato 156 sì e 118 no. Hanno votato a favore tutti i partiti di governo, compresa Italia Viva. E anche la senatrice a vita Liliana Segre, ve lo vorrei ricordare perché visto che siamo alla beatificazione è giusto anche ricordare che la senatrice ha detto di sì a un provvedimento che io ritengo liberticida e persecutorio, quasi a livello di tortura. Alla fine ha detto sì anche Italia Viva, che invece aveva manifestato dissenso. Si vede che nel frattempo è scattata qualche nomina, qualche promessa di nomina. Praticamente c'era stata. Allora, che cosa succede? Che, vediamo un attimo. Se una intercettazione rivela un nuovo reato, non può essere usata per far partire una nuova inchiesta. Beh, alla fine, con una norma ambigua e pericolosa, pochi giorni fa, ve lo dico in 2 parole, la Commissione Giustizia ha stabilito che è possibile utilizzare una intercettazione che scopre nuovi reati a patto che la registrazione sia indispensabile e rilevante ai fini giudiziari, cioè l'intercettazione come strumento di inchiesta. Italia ovviamente si è accontentata di questa roba perché c'era stata invece una polemica e ha votato sì. Il decreto Bonafede passa alla Camera, i deputati hanno tempo fino a sabato 29 febbraio e Renzi non si è fatto vedere nell'emiciclo, era ufficialmente in congedo, ma aveva tenuto in realtà una conferenza stampa lì nella sala del Senato.
naturalmente dall'opposizione che critica viene soprattutto. Il decreto introduce, così non vi annoio, introduce la possibilità di impiegare tecnologia particolarmente invasiva, i virus informatici cosiddetti Trojan, non soltanto quando si indaga sui più gravi crimini di mafia e di terrorismo, ma anche per i reati contro la pubblica amministrazione, puniti con pene sopra i 5 anni e commessi da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio. Questo cosa significa? Significa che se il decreto sarà convertito in legge, lo sarà, vedrete, gli inquirenti potranno utilizzare con maggiore libertà e per un numero molto più ampio di reati, una tecnologia particolarmente invasiva che penetra in qualunque cellulare, in ognuno dei nostri cellulari, nei computer, nelle mail, diventa possibile trasformare qualsiasi smartphone in una microspia perennemente accesa. E si potrà anche utilizzare a rovescio le telecamere di ogni computer, scrutando negli uffici e nelle case. Il decreto prevede un'altra novità tecnologica perché intende cambiare anche le modalità di conservazione delle intercettazioni nel caso se dovessero perdere queste cose da Torquemada. L'archivio riservato presso l'ufficio del pubblico ministero viene sostituito da un nuovo archivio digitale gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica. Spero che vi sia chiaro che cosa significa questa cosa orrenda, orribile, concepita dal governo tasse e manette. Italia Viva ha votato a favore, la senatrice a vita Liliana Segre ha votato a favore. Spero che vi sia chiaro di non dovervi dire altro. Due o tre commenti prima di salutarvi e poi l'appuntamento, credo, se non ci sono grosse novità, prima sabato alle 14:30, che è una giornata che ci viene particolarmente bene per incontrarci. Come può passare in messa se non è stato approvato dal Parlamento? Siamo in democrazia o sotto il regime totalitario, quelli che hanno fatto già tutto? Poi vedremo. Ciao, grazie a tutti. Renzi è sempre Renzi, non si smentisce mai, il solito buffone, dice Maria Cristina. Come in Cina, che ti spiano anche per strada, peggio del regime di Cina, peggio. Laura, dittatura pura. E Matrix, dice Elisabetta. Andrea, sempre più in dittatura con le leggi sulle intercettazioni, sembra che il modello del governo sia la Corea del Nord. Ebbene, non state esagerando, questa roba qui è la capolavoro del progetto di Bonafede o dei Davigo o di quelli che ispirano Bonafede, che io credo che proprio non pensi, penso che agisca come un torturatore, ma che sia più un torturatore che non un pensatore, un progettatore di torture. Comunque sono dei bei cocktail, dei bei gruppetti messi assieme, e è pericoloso. Quindi la conseguenza qual è? Che questo governo se ne deve andare. Come? Continuiamo a parlarne, continuiamo a vedere che tipo di ruolo nei prossimi mesi, col voto, con manifestazioni di protesta, gli italiani possono decidere o no di fare, perché poi alla fine la responsabilità di quello che ci accade è anche nostra e vostra. Bene, vi saluto, vi auguro una buona giornata e credo che ci sentiremo sabato. Buona giornata, grazie, ciao.